Bigfoot. E ciao a tutti scuole pesciolini, sono Mami TT dell'Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo terzo episodio. Ho avuto un attimo di tentennamento qui su Ark, sono sempre in compagnia di Siete Spacciati e stiamo per cominciare questo magnifico episodio. L'avrete capito dal titolo cosa combineremo, ma vi assicuro che noi eravamo partiti per catturare uno squalo, un megalodon. Cioè, ma come siamo finiti a catturare uno spinosauro? Ma com'è possibile? Cioè, ok che stanno tutte e due in acqua, ma uno squalo e un pesce con la e un dinosauro con la cresta non è la stessa cosa. Va bene ragazzi, quel che Ark ci dà quotidianamente noi prendiamo. Insomma, godetevi questo episodio e buona... Ah, vi ricordo una cosa: se volete partecipare, divertirvi, interagire con noi, iscrivetevi al gruppo pubblico di Telegram. Trovate il link in descrizione. Starete con noi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Cioè, sempre potrete romperci i coglioni. Non ce ne rompete però troppo, cioè, ve lo dico, ve lo chiedo per piacere. Ci vediamo nel video e buona visione. Allora, fammi prendere i metalingot. Che c'è? Mario, dimmi. Mi aiuti? Che è successo? Ai dinosauri, c'ho qualche problemino. Che è successo? Vieni a vedere. Che ti stanno attaccando? No, aiuto. troppo amore. Non li posso muovere. Piccoli inconvenienti con i dilofosauri. Non posso muovermi. Venite da me, ciccini di. Ed eccoci, ragazzi. Siamo su Ark. Che cazzo succede? Sono arrivato dalla bella. Mi ha fatto cadere giù. Avete visto? Non siete sfacciati volare giù dall'uccello. Che cazzo? Sto ridendo troppo. Vabbè. Allora, quello di prima, lo ammetto, era successo off camera. L'abbiamo riorganizzato per registrarlo perché era troppo divertente. Ma questo è successo normale. Ok. Allora ragazzi, come potete vedere nella mappa, stiamo andando verso dei waypoint. Ah, scusate la vestaglia, ma fa un freddo boia. Cioè qui c'è la neve, cioè sta nevicando a Bari ragazzi. C'è la spiaggia con la sabbia piena di neve. Cioè non so se mi spiego. Dove sei andato? Sto cercando di evitare il lag. Lì sono la cosa. Giusto un attimino, capisci? Dovrebbero appannarla sta gita. Sì, infatti. Allora, stiamo andando a farvi vedere l'unico posto che conosciamo sulla mappa di The Center in cui è possibile prendere delle perle e del petrolio senza morirci. Perché andarlo a prendere normalmente significa andare praticamente sott'acqua e con le peggio cose, tra cui i Kraken che abbiamo visto, che ti possono attaccare, massacrare, distruggere, trucidare. E spruzzare. Il Kraken forse sì. Dove stai? Mi stai dietro? Sì, mi stai dietro. Ok, praticamente uno di questi posti è alle cascate. Qui ci sono le grandissime cascate del Niagara con altre decine di quintali di T-Rex. Ma perché la gente c'ha tutta sta roba? Sì, perché guarda che cosa c'hanno sti qua. Che porca di quella paletta. Va bene. Allora, scendendo giù da queste cascate si arriva alla zona di perle, in cui veramente ne potete trovare tantissime. Ecco qua, sono questi due bacini d'acqua. E oltre alle perle, no, solo le perle trovate qui, ma la cosa importante è che non trovate dinosauri che vi rompono il cazzo. Ora vi voglio far vedere come si vedono le perle da sott'acqua. Ecco, super, siete spacciati ovviamente, fa il tuffo a bomba, cioè come suo solito. Stanno ecco qua. Allora, io ne vedo già, che cazzo, pensavo che era un piranha, cioè l'epic fail in diretta. Ci sono le mante, attenzione che rompono il cazzo le mante. E quindi non ci sono dinosauri che rompono il cazzo. Vabbè, ma le mante non sono così rompicoglioni come uno squalo. Beh, comunque le perle sono queste qui ragazzi, si prendono tranquillamente con la E. È molto semplice, vedete, cliccate con la E e ve ne dà tipo 90. Ecco, a me ne ha date 92, 122, ecco, come non detto. E le farmate qui easy easy, proprio tranquillissimi. Poi, una volta che avete farmato le perle, si va... Che cazzo? Ah, ma sei tu? Oh, cos'è sto pesce? È un pesce normale, coel. Com'è che si chiama a te? Battacco.
Vabbè, sono i pesci normali. La cela. Cazzo ne so. Dopodiché ci servono. Ci serve il petrolio. Il petrolio lo si prende su una di queste montagne che stanno sempre qua vicino. Cioè, è tutto qua vicino. Queste montagne fanno paura. Sì, ed è un attimino per... Cioè, secondo me siamo stati sculati che non abbiamo trovato carnivori o roba del genere. Ma ci sono lupi, mammut, sabertooth. Esatto. C'è pop tot. Guarda questo rinoceronte. Come fa? Come fa il signore a rimanere in questo modo? Sembra un facocero. Lo attacco. Prova. Vediamo che succede. Per gli esperimenti su Art. Oh cazzo, eccolo il suicidio! Il grande tuffo bomba del super rinoceronte! Ciaff! Non va bomba e muore? Muore? Dimmi che muore. Prima era sicura quest'area, e ora no. Ma è morto? Non credo. No, ancora vivo. Ma cazzo fa ad essere vivo ancora? No, è ancora vivo. Ma come cazzo? Ce ne sono due ora, si è duplicato. È che è tipo la barzelletta, cade un maiale, spec. Va bene, andiamo nella zona del petrolio, va. Allora, il petrolio ecco, sta... come non detto, c'è un T-Rex. È giusto qualche T-Rex qui lì. Sì. O niente. Allora, comunque, vi faccio vedere nella mappa. Siamo nella parte nord proprio dell'isola. Vedete, c'è il pallino giallo che sta andando sulla zona petrolio. Dovete salire proprio in cima a queste montagne nevate sopra la cascata. Se salite completamente in cima. Ma tu, cioè, lo vedi mentre cammini? Sì, riesco a riconoscerlo. Però vedi qua. Non vedi i waypoint? No. Apro la mappa e... Tanto la mappa, se stai sullo pterodattilo, la apri. Sicuro. Sì, qua dovrebbe essere abbastanza sicuro. È della zona in cui ce n'è di più di queste montagne. E ho cagato. Ecco, mi pare giusto. Allora, praticamente vedete queste rocce che sembrano delle cacche di gigante? Se voi le rompete vi danno oil e quindi facilmente trovate petrolio e perle. Queste vi servono. Secondo me loro si staranno chiedendo altro. Sicuro prima, mentre stavamo a casa, gli hai fatto vedere quella cosa gigante che avevamo, secondo me. Quel Diplodocus. Sì, abbiamo catturato un Diplodocus, ragazzi. Ma prima di arrivare al Diplodocus volevo spiegargli perché gli abbiamo fatto vedere dove prendere oil, petrolio e perle. Perché sennò... Che è lo scopo di questo video? Che non esatto. Ce la faremo mai, però va bene. Sì, secondo me succederanno le peggio cose. Praticamente vi servono milioni di materiali di petrolio e perle per craftare una tuta da sub. Che in italiano mi pare che si chiama sub, in inglese non so perché si chiama scuba. Non chiedetemi perché, cioè sono le cose di Ark. Comunque a questa altezza hai notato che il lag non ti prende? Perché non carica i dinosauri? Piccolo trucchetto. In ogni caso, se vi fate la muta da sub, che non vi fa consumare ossigeno sott'acqua, ma si consuma la tuta, potete tranquillamente andare sott'acqua a cercare Diplodocus, dinosauri. Dovete aumentarvi la stamina, perché è quella che serve. Yes. Dove vai? Sta qua a casa, amiche. Sta qua. È giusto, c'hai ragione. Oh cazzo, uno spinosauro! Cazzo! Ma porca di quella porca! Senti, lo attiro via. Lo prendiamo o... No, perché? Lo catturiamo? No. Non lo so! Basta che non ci ammazza tutti! Cioè, facciamo il passivo. Scusa, andiamo col Diplodocus. Dai, utilizziamo il Diplodocus. Cambio di video. Vai, tu hai il danno o vuoi fare lo stun? Voglio fare lo stun. Ah, ok, quindi lo do io. Guida tu. Allora, praticamente, ragazzi, il Diplodocus ve lo spieghiamo in 2 secondi. Ma che cosa si sta mangiando quel fuoco? No, pesce. Allora, portalo lontano dalla base. Mi metto sulla destra. Destra al centro. Ok, praticamente il Diplodocus vi permette di portare con voi fino a 10 persone. Tienimelo sempre sulla destra. Ma di che livello è? Guarda. Aspetta, fammi vedere il livello. Capace che stiamo addomesticando un livello 300. 80, minchia. Ragazzi, non so come andrà a finire. Fermati un attimo. Ma sta facendo il giro. Che cazzo fa? Casca il mondo. Ma perché non gli arrivano i colpi? Casca la terra. È buggato. È buggato? Ma non gli arrivano proprio i colpi. Non gli sta arrivando, ho consumato 3 dardi. Oppure non gli fanno danno. No, non è possibile che non gli fanno danno. Non è che è
armato, no? Molto strano. Mi sa che sei incazzato. No, non sei incazzato. Ma è docile. Scusi. Ma che docile. Ma niente, guardalo lì. Eh sì, è carino. Ma lì lo sto sparando. Ah, non fa un cazzo. Scusi, signor Spinosauro. Aspetta, aspetta. Lo sparo io. Oh, cazzo. Perché? Oh, cazzo. Oh, cazzo. Oh, cazzo. Corri. 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 Ma mi sa che non gli fa troppo danno. Oh, cazzo. Ho fatto una cazzata. Ho fatto una cazzata. Aiuto. 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 Aspetta. Allontano, pronto. Ma fammi salire. Non riesco a salire, cazzo, merda. Vabbè, portalo via, portalo via. No, cazzo, cazzo, cazzo. Se la sta prendendo con me. Oh, via, via. Oh, vai. Ora lo prendo. Senti la vita, scusa, ancora. Vai, spalo. Vai, corri, 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 corri. Quanti prezzi ci vuole? Non lo so, non abbiamo il tempo di vedere l'applicazione. Dannazione. Sì, ma scusa, c'ho un dardo tranquillizzante. Fammiglielo sparare in faccia uno, va? Ok. Gliel'ho sparato l'ultimo che avevo. E crolla, maledetto stronzo. Mamma mia. La iperguerra. Diplodocus contro Spinosauro. Sì, ma secondo, che guerra è? Comunque prima mi sa che si era buggato, non so in che modo. Ok. Oh, mi sta ammazzando a me. Allontanati. Lo posso spingere, tranquillo, sì. Sta ammazzando me. Eh sì, sta attaccando me. Io, cioè, via, devo recuperare vita. Ma non lo uccidiamo, no. Dobbiamo scappare, ma... avviciniamoci a un altro... Death, sì. Magari già chiamato. Sì, bravissimo, portalo da... Oh, cazzo, cazzo. È uno zero colpo di merda, pure. Mamma mia, ragazzi, che perché facciamo le stronzate? Ah. Portalo vicino a questi, portaglielo addosso, magari lo uccidono loro, va? Senti, oddio, c'è un punto brutto qua. No. Cos'è che c'è? Quel punto brutto che... No, il tirazzo, cazzo. Dopo bisogna prendere. Sì, forse. Si è distratto, via, scappa, vattene. Questa roba? Vattene come se non ci fosse un domani. Sa, sto morendo brutto. Non era buono. No, fa veramente cos'è schifo come idea. Mare? Cosa? Che altro è successo ora? Ah no, è uno scoglio. Una roccia. Oh mio Dio, che idea di merda. Però siamo riusciti a portarlo via. E soprattutto siamo riusciti a scovare quel coso che a noi piace, che ci serve. Sì, l'uccello che ci ammazza sempre i dinosauri. Lo viraptor, lo voglio. Senti, ma io non posso scendere di qua perché se scendo muoio. Comunque, ragazzi, abbiamo provato il Diplodocus per voi. Sembrava una cosa fatta a minchia. Invece era tutto studiato. Certo, sì. Però abbiamo anche scoperto che mi mangia il culo questo coso. E ora dobbiamo andare a fare altre frecce tranquillizzanti. Sprite. Io le sto sprecando per... No, non è inutile che prendi lo viraptor. Non abbiamo le uova. Ok, ragazzi, allora proveremo la pazzia la seconda volta, perché non siamo coglioni una volta, siamo coglioni due volte. Allora, qui da qualche però parte ci dovrebbe essere. Abbiamo la tattica di scappare. No, non è qua, ce ne andiamo qua. Pure male. Allora, da qualche parte dovremmo aver lasciato lo spinosauro. Nel caso ci segue, ci fa e muore. Ah, ce ne andiamo sul T-Rex. Non mi lasciate in acqua! Non mi lasciate in acqua! Oh. Ok. Dai, scimmie, eccolo. Dov'è andato? Eccolo là. Mettiti sempre di culo. Ok. Ah, no, scappo sul tank. Ok, preso. Ci insegue. L'altra parte. Aspetta. Benissimo. Se rimani in quota. No. Cazzo! Come non detto. Se rimani in quota dovrebbe. Non dovrebbe farci niente. Rimani in quota però, bravo quel figlio. Cerco di prendergli la testolina a questo scemo. Ma che bello giocare in coop, perché puoi fare queste cose che in singolo non puoi fare. Scusa, scemo. Ok, ci vorrebbero circa 31 frecce, giusto? Non ho capito.
Siamo hacker, stiamo hackerando. Sì, certo. Minchia, sto maledetto psino. Sei buggato. È buggato, oh, benissimo. Ti ho preso a te? Sì. No, mi sa che mi ha sopravvissuto. No, 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 ti ho preso io perché purtroppo ogni tanto vedo le tue zampe. Avvicinati, avvicinati. No, vai, vai male però, ti palle. No, 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 tranquillo. Che cazzo è? Non vedo un cavolo. Vai male. Vai. Vai a fare il giro, perché non lo piglio di qua. Vabbè, fagli fare. Fallo andare in mare. Vieni qua, bello. Bello, preso. Vieni. No, lo temiamo comunque. Basta che non vengano i plesiosauri, che in questa zona non ci stanno. Quindi vai tranquillo. Ma aspetta, io dovrei avere l'ultimo colpo di fucile. Siamo con perfetto. Occhio. Ok. Avvicinati a quel coso. Minchia, gli sta ammazzando il dinosauro a quello. È buono, posso stare aperto. No, avvicinati, avvicinati. Che cerco di usare. Oh, sta scappando, quindi forse lo stiamo prendendo. Forse lo stiamo prendendo. Fermo, fermo. No, avvicinati di nuovo. Sta scappando di brutto. Sta scappando di brutto. È nostro. Oh, ammazza il dinosauro. Vai, fermati, cazzo. Vabbè. Ok, ho sparato l'ultimo colpo che avevo. Ma mo ci muore da quello. No, non fa danno. Ti devi alzare un attimo perché ti piglio il culo. Ok. Ok. Da quello. Cerca di essere un pochino più stabile. Vai. Ecco, sto prendendo. No, l'ho preso. Non sto prendendo te. Ok. Hanno fatto qualcosa? È morto. E siete spacciati. Ha fatto la grande minchiata. Mi ha fatto morire di brutto. Sì. Mi hai fatto cadere. Io sono morto nel nulla. Ma sei un imbecille, mo come cazzo le ripigliamo, no, le cose? Sei ancora lì, ti vedo. Sì, mo come cazzo le ripigliamo le cose, che c'è uno spinosauro lì sopra. Ma dannazione, dannazione. La posso uccidere? Vienimi a prendere. No, che vienimi a prendere. Sto in base. No, aspetta, ricordati dove siamo prima però. Sto camminando sott'acqua. Se riesci a recuperare la roba meglio ancora. Tentativo numero 3. Dopo che ho recuperato la mia roba, ragazzi, proviamo a prendere sto benedetto spinosauro. Che non è possibile che non ha ancora abbastanza torpore. Però l'ho preso. Ho visto il sangue volare. Sì, ma mi sa che da qua sopra non fa un cazzo. Dai. Preso. Preso e mi è partita la musica da combattimento. Preso. Ma dannazione. Ma quei colpi che mi hai detto, le 30 frecce, erano da sparargli in testa? No. Normali? No, sì. Figurati. Normali. Oh, ma cazzo. Sta scappando? No, si è rotto l'arco! No, Tieni, ti do le frecce. Vabbè, ciao. Ti do le frecce. Sta scappando, ragazzi, sta scappando. Avvicinati. 30. Dai, aspetta. Cazzo. No, l'ho mancato. Dai, cazzo. 31. Devi cadere, devi crollare malamente. Malo malo. 32, non me ne fate un cazzo. Ti sparo tutte quelle che ho. 33, cadi, brutto bastardo. 34. Dai, cacchio. Spostati. 35. No, niente, no. No, continua perché sta scappando. Spostati. Non vedo un cazzo. Ma perché prima vedi, prima no? 36 perché c'è la compenetrazione brutta. Sta dorme. Scendi. No, ce lo sta. Non gli toglie vita quel coso. Dorme. Hai carne, ragazzi. Sì. Sì, ragazzi, dorme. 35 frecce. Te, beccati 700 di romito, a fanculo. Sto stronzo di merda. Mamma bestia. Oh. È carnivoro, sì. Sì che è carnivoro. Oh, sta andando via quel rompicoglioni. No, in attacco hai stato morto, bravo. Sì, in effetti ci ha distratto, guardate, è mezzo morto. Madonna mia, ragazzi, non moriva, sono forte così.
Ma che cazzo ne so, comunque uno... Allora, dopo il gigantosauro... No, il gigantosauro... Sì, il gigantosauro, che è il carnivoro più forte che esista su Ark, c'è lo spinosauro. È più forte del T-Rex. Ma non faceva danno. Il cazzo, a me 3-4 morsi... Cioè, forse su quei cosi non fa danno, ma a me mi mangiava di brutto. Ma non sta mangiando. Oh, comunque ragazzi, ora lo catturiamo... Sì, che lo mangia. Lo catturiamo con calma e ci vediamo tra poco. Deve scendergli la fame. La fame, Piotto. Vedi? Madonna, quanti narcotici abbiamo bisogno. Andiamo a fare narcotici di corsa. Arriviamo. Va uno solo, però. Ok, ragazzi. Lo spinosauro sembra essere molto più difficile del previsto. E quell'applicazione del cazzo non ci sta consigliando un granché bene. Perché diceva che non servivano narcotici. Ma al momento ne abbiamo usati quanti? 40, 50? Così come niente. Quanti? Sì. 50? Sì, più o meno, sì. Siamo a metà del taming. Sto coso non mangia un cazzo. Sarà che ha mangiato troppo durante le feste di Natale. Non lo so, c'ha la pancia. Ma forse si è mangiucchiato un po' troppo quel dilofosauro. Quindi probabilmente c'ha la pancia piena. Comunque la fame gli scende veramente lenta. E siamo su un server 20x, ragazzi. Ci vogliono circa 20 minuti. Abbiamo cercato anche di prendere della Prime Meat, ma non ho idea di dove prenderla. O meglio, dovremmo prendere dagli Argentavis, ma non mi voglio arrischiare. Lasciando il povero, siete spacciati qui da solo a fare la guardia a sto brutto ceppo. Comunque penso che dobbiamo aspettare un'altra decina di minuti e poi sarà nostro. Vi ricordo, scrivete nei commenti proposte di nomi per questo spinosauro. E io mi sono buggato, mi fa piacere. Saltali sulla coscia, saltali sulla coscia. Salta. Non attaccarmi. Non l'ho attaccato, non ho attaccato lui. La roccia ho attaccato. Salta sulla coscia. Non mi fa saltare un cazzo. Salta tanto. Salto tanto. Oh. Continua a prendere. Ah, ok, sei esperto di quel bug? Cazzo, mi sono buggato dall'altro lato. Okay. Non lo so. Provo a fare la stessa cosa, funzionerà in qualche modo. Dai, salta, via, Ark. I peggio bug. Ok, ragazzi, sono rimasto ufficialmente da solo. Anche siete spacciati, se n'è andato. E sono qui a fare la guardia a questo brutto pesce. Certo che eravamo partiti che dovevamo prendere uno squalo. Ci siamo ritrovati sto coso qua. Ma va bene, queste sono le meraviglie di Ark, che tu parti per fare una cosa e ti trovi uno spinosauro dietro casa che ti rischia di ammazzare tutti e quindi sei costretto a catturarlo, ma poi ci muori dentro l'acqua e finisci i narcotici e abbiamo fatto decine di milioni di narcotici, ce ne stanno altri 218, ma mi pare che ne abbiamo usati tipo un centinaio, perché scende la velocità della luce. Abbiamo fatto anche la sella, quindi attendo che si svegli, ragazzi, non dovrebbe mancare tantissimo, ecco, pochi minuti, va. Signori, è quasi il momento, deve mangiare l'ultima volta sto bell'imbusto, vediamo quanto gli manca, è appena mangiato, quindi ci mancherà veramente pochi attimi, gli ho dovuto dare i narcotici qui all'ultimissimo perché stavo per svegliarsi, dannazione, era arrivato a 90 di torpore, invece gli ho dato così 20 narcotici alla velocità della luce e se gli scende il cibo dovrebbe svegliarsi, non mi ricordo esattamente quanto deve scendere, vabbè attendiamo un attimino, insomma dovrebbe diventare nostro. Vi ricordo di indicarmi, cioè è una cosa spinosa con una cresta sulla testa molto c'è che punk, ditemi come chiamarlo nei commenti, scriveteci nei commenti dei suggerimenti, iniziamo a chiamarli con i vostri suggerimenti e attendiamo che si svegli. Volevo registrarlo in diretta ma ci vuole ancora un attimino. Dovrebbe veramente mancare pochissimo. A momenti si dovrebbe svegliare perché mangia l'ultimo pezzettino di carne e si sveglia. A momenti proprio, ragazzi, è questione di, penso, secondi, di attimi. Non mi vorrei perdere questo fantastico momento. Ne approfittiamo per fare una bella screen. Ok. Facciamo una screen da qua su. Mi fai l'F12. Datan. E parapapa. Però sarebbe più figo se io sto di qua. Tipo, esatto. Con lo spinosauro dietro al sedere. Ecco. No, vai un attimino più in... Vai un pochino più in qua. Ecco la dannazione. Eccolo qui, ragazzi. L'abbiamo visto alzarsi in diretta. Porca di quella miseria. Quanto sei gigante. Ma sei gigantesco. Vieni qua. Vieni qua. Ti ho già messo la sella. Voglio venire con te a fare un giro. Andiamo a farci un giro? Allora, metti la sella. Ok, ragazzi, il mio primo spinosauro, perché in single player non l'ho mai preso.
Andiamo, bello. Oh my god. Oddio. Siete sfacciati. So che guarderai questa parte del video. Ma guarda che bestia. Scusi, Argentavis, mi segue, per favore. Argentavis. Sei scema. Ma dannazione. Mi segue, Argentavis. Ok, l'Argentavis mi segue. Vorrei andare a caccia di qualche animalozzo da Scusi, Argentavis, mi sta rompendo di brutto i coglioni, però. Ok, che mi distrugge questi grazie. Vorrei andare a caccia di qualche... No, un dodo, dai. Qualcosa di un pochino, cioè... Ecco, massacrato brutto. No, però non gli ha fatto tanto... Ehi, Argentavis, ha rotto il cazzo. Fermati lì. Non gli ha fatto troppo danno. Ah, era un dodo di livello 120. Ok, capisco. Perché mi stai camminando su chiunque? Oh, vediamolo in acqua. Vediamolo in azione in acqua su quel Carbonemis. Vieni qua. Eh sì. Mamma mia, quanto sei gigante. Scusi, Carbonemis, non sarebbe molto saggio per lei continuare ad inseguirmi, eh? Ma ci sono degli squali che mi inseguono? No. Venghino, signori. Dove sta il Carbonemis? Si è caccato... Ah no, è andato in anfibio il Carbonemis. Mi è andato in anfibio. È un po' difficile da guidare sto coso, Ve lo dico, cioè, non so, magari un giorno vi capiterà. Oh, vieni qua. Sì, mettiti davanti alla mia boccuccia che ti massacro. Fa 100 di danno, non è tantissimissimo. Non so se è giusto che faccia sto danno qua. E ho ucciso un Carbonemis con 3 morsi. Non è fortissimo, diciamo, ragazzi. Pensavo meglio, onestamente. O forse semplicemente i dinosauri sono un po' troppo pompati. Oh, guarda quanti Carbonemis lì. Ed ecco che parte l'attacco selvatico sul Carbonemis. Pam, pam. Ora me li attiro tutti, quelli della zona. A questo gli faccio 70 addirittura. Quanto cazzo sei forte. Mamma mia, no, ragazzi. Ah, ma questo attacca di gruppo. Oh mio Dio, guardate, sta attaccando anche quello. Mamma mia. Scusa, la C non hai attacco speciale? Eh no, 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 lei dove va? Venga qui, venga qui. Beh, devo dire che è un'arma abbastanza di distruzione di massa, ragazzi. Cioè, è veramente comodo per farmare il mondo, Veramente farmare così sarà molto più tranquillo. Vieni qua, ci muoia lei. È morto? Ho ammazzato anche una scimmia, ma no. Scusi, Carbonemis, ma lei che cosa mi fa? Mi insegue? Mi insegue uno spinosauro? Ma io le mangio la testa, guardi. Le tiro la testa e mi faccio delle escargot. No, quelle sono le lumache. Vabbè, tartarughe, lumache, là stiamo, insomma. Che cosa cambierà mai? Ma su via. Oh, abbiamo massacrato anche questo. Ebbene ragazzi, siamo arrivati anche alla fine di questo episodio. Vi ringrazio per averci visto fin qui. Ne sono successe di belle come ogni volta, voglio dire. Non va mai niente come programmi qui su Ark, ma ormai penso che iniziamo a capirlo. E se ti è piaciuto il video, lascia un like, commenta e condividi per sostenere la serie e per sostenere soprattutto il canale. Ma ti ricordo che se sei arrivato fin qui, scrivici nei commenti hashtag Spiro the Best. Spiro the Best. No, quella era una canzone un po' diversa. Va bene, ci vediamo nel prossimo episodio. Vi ricordo di sostenere la serie. Lascialo sto cazzo di like e condividi sto cazzo di video anche su Facebook. E per piacere, che ti costa? Ci vediamo, ciao a tutti.